la sera, ritornare se stessi, pensare, pensare. Ieri ho incontrato Rosita, perciò questa vita valore non ha. Com'era bella Rosita, di bianco vestita, più bella che mai. Che bella questa canzone, Rino Gaetano. Poi, come dicevamo nella pausa musicale, è amato da tutti, cioè, cioè internazionale, nel senso che tutti lo amano, anche all'estero. Parlo di Ma il cielo è sempre più blu, per parlare della più nota. Vai là e ti cantano Chi vive in baracca, e iniziano a cantarti Ma il cielo è sempre più blu. Quindi è un artista veramente che ha superato il tempo, e ha superato i confini e il tempo. Siamo passati da Rosita al rosato dei capelli della nostra Marzia. Ma Alessio, oggi non ci ha raccontato tu cosa hai fatto ieri. Cioè, nel senso, io ho dormito perché vabbè, la mia vecchiaia interiore ed esteriore me lo impone. Cosimo è andato facendo gli stripper nei peggiori locali di Roma, anche nelle case private delle ragazze che l'hanno contattato. Marzia è andata a dormire perché lei ogni giorno. È andata a vedere Cosimo. Possiamo dire, vabbè, l'hai detto, loro lo diciamo. Ciao Dario. Ciao Dario. È il più salutato della trasmissione dopo mia nonna, Dario. Sono amici, non lo sanno. Siamo tutti amici, non lo sanno. E allora, no, io sono stato a casa, quindi dicevo prima, perché comunque cioè, anche l'uomo ha festeggiato tutti i giorni come le donne, quindi abbiamo festeggiato ieri come sempre. E niente, è stata una giornata normale, sempre di corsa come tutti i giorni, ma vabbè. Ormai è routine. Quindi, a proposito, io lancerei una proposta. Visto che abbiamo il numero WhatsApp 320692565, chiediamo alle nostre ascoltatrici donne che cosa hanno fatto ieri, no? Come hanno passato l'8 marzo? Se vi vergognate, vi facciamo leggere da Marzia, dai. Legge lei in privato. Ricordiamo, esatto, che siamo in fascia protetta. Nulla, siamo in fascia nulla. Protetta, mi raccomando, eh. Ma sentite una cosa. Ieri, no? Tra le varie serate, qualcuno ci sarà che ha mangiato la pizza, no? E qual è la pizza più famosa? 4 stagioni. No, no, ragazzi, capricciosa. Dai, la mia preferita. Alice e Capperi. La mia preferita. La classica. Margherita. E allora, da Margherita alla pizza, mi ricollego al pezzone di Riccardo Cocciante. Margherita, che non che è dedicata. Collegamenti geniali, adesso oggi. Sono troppo forte. Non è riferita a una canzone, a una pizza, naturalmente, ma a una donna. Ed è una delle nostre donne, delle donne che popoleranno questo Sounds Good Italia. Questo 9 marzo del Sounds Good Italia. Nel senso che noi ci arriviamo dopo alle cose, facciamo l'8, ne facciamo il 9 qui su Sound Good Italia, una vita in ritardo.
Ci ascoltiamo Riccardo Cocciante con Margherita. Dove, Marzia? Su Sounds Good Italia, RadioRomaFutura.it. Aspettate, prima metto l'applauso, va? Perché se lo merita. Ma li posso fare io gli applausi? Secondo me non faccio la scena. Signor Cosimo, il suo angolo qui... è terminato. Torna più tardi. Resto qui a fare gli applausi. Le chiudo il microfono, eh? No. Ecco la Margherita di Riccardo Cocciante. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché il suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori, che può darci primavera. Costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa. Perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Na 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 na. Margherita. E questa era Margherita di Riccardo Cocciante, ed è la nostra prima donna che viene a popolare Sounds Good Italia, RadioRomaFutura.it.
andiamo avanti con nuove canzoni, che l'atmosfera si sta scaldando, eh? Vai Marzia. La prossima, il prossimo pezzo è Vuoto a perdere di Noemi, che è estratto dal secondo album suo, Rosso Noemi, brano scritto da Vasco Rossi, musicato da Gaetano Curreri, che ha composto la colonna sonora del film Femmine contro maschi di Fausto Brizzi, regista anche del video musicale, tra l'altro, del singolo di Noemi, appunto. Questo brano molto 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 bello ha ottenuto una candidatura ai Nastri d'Argento 2011 come migliore canzone originale e conquista anche, tra l'altro, il premio Lunezia. Quanto ha studiato sta ragazza? Hai visto, era già partito l'applauso, ecco. Esattamente, ma non aveva ancora finito, in realtà. Adesso ho finito. E possiamo lanciare la canzone che seguirà questa qua. Che è Diamante nella versione di Zucchero, perché esiste anche una stupenda versione fatta dall'autore, che è Francesco De Gregori. Questa canzone, che ha i miei anni, è del 1989, tratto dall'album Oro, Incenso e Birra. Che, vabbè, la lingua se n'è andata per i fatti suoi, mentre il cervello pensava ad altro. Dicevo, pensavo alla birra, sì. A birra. E quindi pezzo dell'89 dedicato alla nonna di Zucchero. Pare che Zucchero che avesse chiesto esplicitamente a De Gregori di scrivere un pezzo per la nonna, e non volendolo fare lui perché è troppo legato a quella donna. Quindi di nuovo le donne qui su Radio Roma Futura, Sounds Good Italia. E io vi lancio Diamante di Zucchero. Quindi ci ascoltiamo prima Noemi con Vuoto a perdere, subito dopo Zucchero con Diamante, qui a RadioRomaFutura.it, Sounds Good Italia. Passato.